per la nazionale iberica, è già timbrato con la prima giornata, con la maglia numero 9, insomma, ha già esordito con la sua nazionale. Allora, il numero 9 ha un po' a sorpresa, se lo prende Usman Gueye. Tu alla vigilia parlavi di una possibilità anche di un falso 9 con Roma Irone, invece alla fine si punta su Gueye, che forse tra tutti è quello che è più attaccante, più simile a Cervidiallo. Beh, assolutamente. Con Rispoli di Locri, pronto a dare il via al match, sono le 15 in punto e si inizia nella bolgia di Varese tra Varese ed Ertona. Primo giro palla allora per il Varese, con la palla buona subito per Mapelli, gestisce sulla destra, Otele frena, pensa e poi va dentro per Slavko Manasiev. Siamo in area di rigore, Manasiev prova a sfondare in mezzo a tre maglie, ancora Manasiev, calcia col destro e la prima conclusione arriva al secondo minuto, è quella di Slavko Manasiev. E calcio d'angolo per Robert Philip, tutti disposti sul secondo palo, cross proprio sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Ciccio Todisco, palla che si spegne sul fondo. Fuori rimane Hervé Otele, cross tagliato dentro l'area, Trombini esce, ma anticipato Manasiev, la porta è libera, deviata la conclusione di Manasiev, palla che rimane lì, atterrato Todisco senza fallo. E qua Gagliani rischia perché restituisce il possesso al Varese, occasione buona con la palla scodellata, dentro l'area Cappai, Teti, è fantastico, e poi Cappai calcia alto sopra la traversa, clamorosa occasione per il Varese, rimessa per Hervé Otele, va alla lunga gittata. Sale Gagliani che non stacca di testa, poi anticipato Speranza, mantiene il possesso al limite dell'area, poi allarga per Otele che va dentro, l'area va fino in fondo, il cross è basso, Gueye mastica il mancino tra le braccia di Trombini, grande occasione per i Leoni, grande cavalcata di Hervé Otele. Otele in mezzo a capo va per Robert Philip. Vai, Philip. Dal limite dell'area Philip distribuisce per Emiliano che prova ad imbucare così, poi ancora Emiliano vince il contrasto. Prova a calciare col mancino, centrale questa volta per Trombini. Oh, Manasiev qua contrastato in maniera vincente. E non c'è più tempo, finisce così, finisce 0-0 la prima frazione di gioco tra Varese ed Ertona. Poi iniziata la ripresa con Ertona e Varese che tornano sul terreno di gioco con gli stessi effettivi che hanno chiuso il primo tempo. Lo ricordiamo, unico ingresso quello di Cantatore al posto di Dorazio nel corso dei primi 45 minuti. Si riparte dallo 0-0. Ripartenza del Varese con la palla buona per Cappai, è largo sulla destra, prova a sfidare nell'uno contro uno, adesso Diego Gagliani, il cross basso dentro l'area, c'è libero per la conclusione, il destro sulla linea, Ciccio Todisco riesce a spegnere una conclusione a botta sicura di Piraccini. Manasiev disegna il cross sul secondo palo, Otele lo mette giù per Gueye, due toni due, ancora pardon Sacca dentro l'area, calcia, no! Gueye a porta vuota, no! Usman Gueye devia direttamente sul fondo, Philip non raccoglie, Gueye ci pensa lui ad allargare su Matteo Sacca, il cross di Sacca per Gueye, ancora una volta Gueye che non ci arriva, ma sta crescendo il Ertona. Chi va a fare il centravanti? Roma Irone, no, tesoro. Otele. Otele! Cross per Philip! Robert Philip! Sul cross diventa vincente! Strepitoso gol di Robert Philip! Ertona in vantaggio! Al minuto 38, Gianni, te lo sei perso, ma è stato bellissimo. Il vantaggio Leoni. Il colpo di testa di Sacca dentro l'area di rigore. La rovesciata dettata da Pastore, poi la conclusione! Alta sopra traversa, c'era vigile Francesco Teti. Cantatore con il destro, 5 minuti di recupero, tra pochissimo inizieranno. Cantatore disegna la traiettoria, Teti con i pugni a mettere fuori, poi Pastore calcia con il destro ribattuto. Palla che non è uscita, poi si spegne sul fondo. Ma Manasiev può distendersi con la ripartenza per Procopio, a tutto campo. Procopio prova ad andare fino in fondo, siamo solo a tre quarti. Prova ad entrare, linea di rigore, Procopio calcia col mancino! Di pochissimo sul fondo, cavalcata di 60 metri di Matteo Procopio. Salgono tutte le torri, il portiere rimane dietro. Lanciato con il destro, la traiettoria ad uscire, palla che rimane dentro l'area, la conclusione ribattuta, non c'è nulla, reclamato un calcio di rigore, non c'è, finisce qua, il Ertona vince e spugna il Franco Ostola, è terzo in classifica, abbiamo vinto Gianni.